occhi il grande amore che Dio ha avuto per ognuno di noi. Bene, possiamo fare una breve preghiera, che sia soltanto la parola, parlarvi, che sia lo Spirito Santo, e perché che possiamo capire il vero senso della lavanda dei piedi. Che cosa abbiamo bisogno di lavare questa mattina? Soltanto i piedi o magari ci sono altre cose che abbiamo bisogno di essere lavati? C'è una breve preghiera. Signore nostro Dio, ti chiedo ancora una volta, onoraci della tua presenza, del tuo spirito, usami solo come uno strumento nelle tue mani. Parlaci attraverso la tua parola, parlaci attraverso il tuo spirito, affinché ognuno di noi possa capire questa mattina che cosa tu hai bisogno di lavare, di purificare nella nostra vita. Grazie Signore di accettare questa umile preghiera, perché ti chiediamo ogni cosa con fede nel nome di Gesù. Amen. Amen. Allora, andiamo all'Evangelo di Giovanni, capitolo 13. E il testo dice: prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuto per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Questa è la prima cosa che mi colpisce quando leggo questo testo, che pensate che qualcuno di noi merita l'amore di Dio? Pensate che questi discepoli meritavano l'amore di Dio espresso lì? Che quando subito capiremo c'è orgoglio, c'è invidia, c'è gelosia. Uno voleva essere al primo posto, stare vicino a Gesù, uno tenere la borsa, l'altro essere imparentato. Uno era la portavoce di questo gruppo, ma tutti loro si erano dimenticati di guardare a Gesù. Perché quando noi guardiamo a Gesù, quando noi contempliamo la croce, cosa ci rendiamo conto, fratelli e sorelle? Che siamo peccatori davanti a Dio, che abbiamo bisogno della grazia di Dio, abbiamo bisogno dell'amore di Dio, abbiamo bisogno che il sangue di Cristo ci lava e ci purifica. Lì in Oriente, di solito quando l'ospitalità era di grande importanza, quando si accoglieva un ospite, per prima cosa si dava un bacio, talvolta ungendolo con ungenti profumati, in seguito dandogli degli abiti di riguardo. E allora da loro anche davano corone di fiori, quasi sempre facendoli lavare i piedi dai servi, e allora potevano accedere al banchetto. Se vedete un po' l'usanza che c'era lì in Oriente, per capire meglio il contesto qui di Giovanni capitolo 13. Allora, la prima cosa che dobbiamo ricordarci è il grande amore di Dio manifestato in Gesù Cristo, che decise che li avrebbe amato fino alla fine, che decise che le ultime ore della sua vita li avrebbe trascorso con chi? Con i suoi discepoli, perché sapeva che nessuno di loro era preparato per ciò che doveva seguire. E mi chiedo, fratelli e sorelle, chi di noi è pronto per ciò che sta a venire a colpire questo mondo? Speriamo che siamo vergini avvedute, che abbiamo l'olio, ma non solo l'olio ordinario, che abbiamo la riserva, che quando viene la tempesta, quando colpiranno le strage, malattie, qualsiasi cosa, che rimaniamo in piedi e che possiamo dire: Lui, Cristo, è la nostra unica speranza. Cose che non possiamo capire in questo mondo, ma malgrado tutto, come Giobbe disse, anche se tu mi uccidessi, io continuerò a sperare in te. Questa è la vera fede, che è basata sull'amore di Dio, fratelli Israele. E Gesù proprio l'ha dimostrato, perché decise di amarli fino alla fine. E così sarà per ognuno di noi. Ed ecco perché un giorno ogni ginocchio si piegherà,
Nessuno avrà una scusa, perché tutti erano chiamati, toccati, sollecitati, attirati. E io posso solo sperare e pregare che se questa mattina lo Spirito Santo tocca il tuo cuore, apri e fa entrare Cristo nella tua vita. Perché cosa servirà che celebriamo la comunione se abbiamo ancora orgoglio, gelosia, qualsiasi cosa presente nel nostro cuore e nella nostra mente? Sarà impossibile essere veramente unito a Cristo. E dunque mi auguro che veramente il Signore ci possa lavare e purificare ognuno di noi con il suo sangue prezioso. Leggiamo, versetto 2. Dice: durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio se ne tornava. Guardate adesso cosa fa Gesù. È una cosa interessante, non so se avete mai fatto caso e avete contato i gesti che Gesù sta facendo qui. Prima cosa, gesto numero uno, si alzò da tavola. Perché chi era disposto ad alzarsi? Nessuno. Numero due, depose le sue vesti. Numero tre, dice, si prese un asciugatoio. Numero quattro, se lo cinse. Numero sei, poi mise dell'acqua in una bacinella. Cinque, dice, cominciò a lavare i piedi ai discepoli. Numero sei, e asciugarli con l'asciugatoio del quale era cinto. Quanti gesti? Sette gesti. È puro caso? Io credo che nella Bibbia non c'è niente a caso. Qua sopra proprio illustra il compimento, la perfezione, la compiutezza, portare a compimento perfettamente la missione di Dio. E quando guardo questo testo, ci sono vari passi della Bibbia che mi vengono in mente. Pensate per esempio, Giovanni 20, 21, che a un certo punto Gesù dice a Pietro: mi ami tu, mi ami tu? E ogni volta Pietro dice: sì Signore, tu sai che io ti amo. E allora a un certo punto, quando è avvenuta questa riconciliazione con Pietro, Pietro disse al Signore: ma cosa ne sarà dell'altro Giovanni? E Gesù dice: tu fai gli affari tuoi, non ti preoccupare cosa ne sarà di Giovanni, tu seguimi. E poi Gesù cosa disse? Quando era giovane, tu eri giovane, andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio sarà un altro che ti gingerà. E dice il testo, illustrava di quale morte Pietro avrebbe glorificato il suo maestro. E quando fu processato a Roma, esecuzione a morte per crocifissione, Pietro disse: io non sono degno di morire come il mio maestro. E chiese che la croce fu invertita e fu crocifisso con la testa in ciò. Qui questo testo cosa ci ricorda? Ci ricorda che Cristo, il Re dei Re, il Signore dei Signori, il Creatore dell'universo, colui che era alla destra del Padre, non si rifiutò di prendere la forma umana, diventare il Figlio dell'uomo e prendere la nostra natura, di abbassarsi, di umiliarsi fino alla morte. E poi fu innalzato. E come dice il testo, ogni ginocchio si piegherà davanti a lui. E ricordate, fratelli e sorelle, che quando Gesù morì in croce, tutti sapevano che Gesù era il Figlio di Dio. Tutti sapevano che lui era il Messia. E Gesù è morto come Figlio dell'uomo, è risorto come Figlio dell'uomo, è asceso come Figlio dell'uomo, è alla destra del Padre come Figlio dell'uomo, e ritornerà sulle nuvole del cielo come Figlio dell'uomo e sarà per l'eternità Figlio dell'uomo, e tutti i redenti vedranno i suoi segni nelle mani
nel costato, nei suoi piedi, sulla sua fronte, e ci ricorderemo di che cosa? E quanto grande è stato l'amore di Dio per ognuno. Fratelli, sorelle, non vedo l'ora che il cielo si apre e Gesù ritorna. Ma dobbiamo stare attenti, fratelli, sorelle, che non ci lasciamo imbrogliare della nostra natura. Che cosa possiamo portare noi questa mattina, Signore? Solo vestiti sporchi, panni sporchi. Abbiamo bisogno di essere lavati, ma non solo lavati i piedi. Abbiamo bisogno di essere lavati dalla testa ai piedi, dal sangue prezioso di Cristo, che Lui possa togliere ogni gelosia, sentimento negativo, ogni invidia, ogni supremazia, ogni competizione tra di loro, affinché tutti ci possiamo umiliare davanti a Cristo. Vi posso lanciare una sfida, fratelli e sorelle? Mi stupisco, perché quasi sempre ci laviamo le stesse persone i piedi. Perché non lavi i piedi di colui che ti è il meno simpatico? Perché non lavi i piedi con colui che hai litigato? Perché non lavi i piedi con colui, sai, che ci sono attriti, fratelli e sorelle? Questa è la sfida che vi voglio lanciare questa mattina. Tante volte vedo che le famiglie si lavano i piedi tra di loro, che magari perché c'è affinità, perché abbiamo una bella amicizia, ma non era questo inteso qui nel testo di Gesù, perché tutti i discepoli erano lì, e avevano indurito il loro cuore, si guardavano l'uno all'altro e aspettavano questo servo che doveva venire. E Gesù, invece di rimproverarli, decise di compiere un gesto. E cosa disse? Il testo dice, si alzò e pose le sue vesti, prese un asciugatoio, sorcinse, mise l'acqua in una bacinella, cominciò a lavare i piedi ai discepoli e asciugarli con l'asciugatoio del quale era cinto. Sapete, fratelli e sorelle, chi era seduto accanto a Gesù? Sulla sua sinistra c'era Giuda. Sulla sua destra c'era Giovanni. Giuda, che era un ladro e un traditore. Gesù l'aveva accettato, la sua compagnia, la sua presenza, fino all'ultimo momento. E ripetiamoci tutti che Gesù cominciò a lavare i piedi per primo a chi? A Giuda, che aspirava il posto più importante accanto a Gesù. E sapete che quando Gesù si abbassò e cominciò a lavare i piedi di Giuda, sapete cosa avvenne dentro Giuda? Stava tremando. La scrittura dice che c'era come un freddo dentro di lui. E quasi voleva dire al maestro che ti stavo per tradire, che avevo sbagliato, che avevo peccato, ma poi permise che l'orgoglio aveva di nuovo preso il sopravvento e si indurito. E sappiamo la fine che lui fece. E non ditemi che Giuda non era una persona sincera. Era una persona sincera. Giuda credeva veramente in Gesù. Gesù, lui aspirava, certo, come tutti gli altri discepoli, che Gesù avrebbe ricostituito il trono di Davide, che avrebbe rovesciato l'impero dei Romani, che si sarebbe messo lì a regnare, e aspirava di avere il primo posto accanto a Gesù. E quando Gesù gli lavò i piedi, lui rimase scandalizzato, perché si disse: come è possibile che un re si abbassa e mi lava i piedi a me? E Giuda era convinto
che tradendo Gesù gli avrebbe reso un favore, un servizio. Solo che dopo si rese conto che aveva tradito sangue innocente. E nella disperazione, avete mai riflettuto perché Giuda si è andato a impiccare? Qual era il problema di Giuda? Il problema di Giuda che non aveva mai conosciuto l'amore di Dio. Giuda non aveva mai sperimentato che Gesù è amore, che Gesù è venuto per salvare il peccatore. Giuda si è impiccato perché aveva paura delle conseguenze. Pietro si pentì e pianse amaramente perché sapeva che Gesù gli avrebbe perdonato. Io spero, come diceva Zitto nella scuola, che noi abbiamo il concetto corretto di questo Dio, che quando pecchiamo, sbagliamo, che sappiamo che abbiamo un Dio d'amore, che quando vado ai piedi della croce e vado a Cristo, Lui è disposto a lavarmi e a purificarmi. Ecco la scena qui di Gesù insieme ai suoi discepoli. E Gesù disse, quando è arrivato a Pietro, Pietro gli disse: ma tu lavare i piedi a me, né ora né mai. E Pietro cosa disse Gesù? Se io non ti lavo i piedi, tu non hai parte di me. E allora Pietro dice: ma se le cose stanno così, mi devi lavare dalla testa ai piedi. E Gesù cosa disse? Chi è già stato lavato ha bisogno solo lavare i piedi. A cosa faceva allusione? Al battesimo che vivremo questo pomeriggio. E allora Pietro accettò che Gesù anche a lui gli aveva lavato i piedi. E Gesù gli disse: chi ha lavato tutto non ha bisogno che di aver lavato i piedi e purificato tutto quanto. E voi siete purificati, ma non tutti, perché sapeva chi era colui che lo tradiva. Per questo disse: non tutti siete netti. Quando dunque ebbe loro lavato i piedi ed aveva ripreso le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse loro: capite quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore. È importante, fratelli, Gesù non è solo un uomo profeta, Gesù è maestro e signore. Lui è il Messia, Lui è il Figlio di Dio, Lui è l'unico che può salvare ognuno di noi. E Gesù dice: se dunque io, che sono il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Infatti vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. In verità vi dico che il servo non è maggiore del suo Signore, né il messaggero è maggiore di colui che lo ha mandato. Se sapete queste cose siete beati, felici, se le fate. Una cosa che il Signore ha sempre odiato, sapete che cos'è? È l'ipocrisia. Posso leggere un testo insieme a voi?